Sai, questo è un problema che va avanti da parecchio tempo. Io sono d'accordo con Cupero quando dice che bisognerebbe avere uno spirito, possiamo definirlo, nazionale nell'affrontare questi Sì. temi. Però è anche vero che... D'altronde il PD è il partito della nazione, non dice Renzi. No, però tieni conto che questa cosa qui, adesso faccio un po' di polemiche, ma proprio veloce, tanto per dire. Noi abbiamo avuto un governo che ha avuto la più grande maggioranza, diciamo, del dopoguerra, il governo Berlusconi. Sì. Da quello che si scopre adesso, il problema per cui è accaduto, abbiamo letto diciamo, negli ultimi mesi una serie di interventi anche di esponenti internazionali, di ex ministri del tesoro, per dirla velocemente, degli Stati Uniti, il problema, uno dei motivi per cui è accaduto è stato esattamente quello, perché non c'è stata da una parte un atteggiamento da parte di quelle forze di cui tu parli per mantenere un certo tipo di linea politica. Cioè la cosiddetta politica dell'austerity tedesca, e dall'altra parte non c'è stata una grande solidarietà qui, perché poi quando ci furono i sorrisetti di Merkel, di Sarkozy, sì. Finì come finì, no? Allora io dico, no, io sono d'accordo su questo, però non mi fiderei, nel senso che se noi manteniamo ancora diciamo, il dibattito sulle parole, vedo questa ultima settimana, noi siamo partiti 4 giorni fa che già diciamo, avevamo vinto. Sì. Perché bastava le parole del portavoce della Merkel, sì. E mi ricordo leggendo le agenzie che c'era diciamo ormai sì, finalmente sì. Un segnale, siamo arrivati qui ed è no, diciamo poche ore dopo no, il presidente della banca centrale tedesca, nulla. Il super ministro non avete capito. Allora noi dobbiamo continuare ma continuare non soltanto per noi, per l'Italia, perché è anche vero diciamo, io credo che ci saranno stati 7 premi Nobel dell'economia che hanno detto che l'Europa sta sbagliando tutto, poi qualcuno dà la colpa all'euro, qualcuno dà la colpa, ma ovviamente è la politica che c'è e che non funziona, perché se noi continuiamo così forse si salverà la Germania, ma non credo neanche, anche io sono d'accordo con Cupero, non forse si salverà, ma in realtà gli indicatori della Germania al di là di qualche scricchiolio continuano ad essere ottimi per i tedeschi, ma noi andremo sempre peggio e potremo soltanto salvarci con i bla bla bla. Ti faccio un esempio. C'è stata la polemica sui debiti, cioè sui crediti delle imprese con la... sì. Ma io l'altro giorno sono andato a vedere i dati e questo governo ha dato molto meno di quello che aveva dato Letta, nel senso che Letta ha dato 22 miliardi, poi aveva già stanziato 7 miliardi, di questi 7 miliardi, dopo che Renzi ha promesso tutto, entro settembre facciamo tutto, sono stati appena dati 1,2 miliardi. 1,2 miliardi. Che cosa significa? Che o noi apriamo, e non gliene faccio una colpa, questa specie di griglia, questa specie di gabbia, e allora forse riusciamo a rimettere in moto l'economia, altrimenti rischiamo di fare la fine di Prandelli, cioè di parlare tanto, ma poi di fatto di combinare poco. Sì, ma al di là della situazione nostra in Italia, Renzi, eccetera, ma è possibile che il voto europeo non scuota... appunto i falchi del rigore, è questo che mi chiedo, dico. Ma no, ma tu immagini, c'è stato un segnale abbastanza chiaro, no, in queste elezioni ma ultime. Tu tieni conto che la Germania, oltre ad avere degli interessi sull'argomento, sì, con cui ci siamo scontrati diverse volte, c'è anche una questione proprio quasi psicologica. La paura dell'inflazione, che è una cosa che per loro è... E poi forse perché noi non abbiamo buona fame e non si fidano degli italiani. Ma no, io però guarda... No, non lo so. Però io ti posso dire, noi non diamo un alibi ai tedeschi. Sì, perché no, sì. Il problema non è quello. Il problema è che questa cosa qui non funziona. Ormai abbiamo dei dati chiari, evidenti. E da questo punto di vista, o noi, e su questo sono d'accordo con Prodi, riusciamo a creare un meccanismo di alleanze, o altrimenti noi non riusciamo ad intervenire, perché è tutto bloccato. In più, secondo me, noi dovremmo anche ragionare in maniera diversa. Faccio una piccola polemica con Renzi, non dovrei farla io, ma... Cioè, non è possibile... Perché dici, dovrei farla io e guardi Cupero, che dovrebbe fare Cupero, perché ho capito. Infatti non sono candidati... No, è un renziano, non sono candidati miei, ma oggi leggo sul Corriere, c'è questa ipotesi Letta. Sì. E sembra che, diciamo, lo stesso Corriere dice che forse i più freddi sono... è proprio il governo italiano. Sì. Poi vedo l'ipotesi D'Alema su Repubblica. D'Alema che potrebbe prendere il posto, allora, che diciamo la Mogherini, sì, dovrebbe io parto prendere, da un presupposto, sì. Io capisco che ci sono esigenze di rinnovamento, però non vorrei che dietro le esigenze di rinnovamento ci sia pure diciamo, una logica delle nomine dell'attuale Premier, per cui prende tutte persone diciamo, più inesperte per avere la possibilità di gestire il tutto, sì. Mi segui? Ecco. Sì. Questo però che cosa comporta? Che l'autorevolezza che noi avremo però in Europa, se scegliamo nomi diversi, sarà diversa. E questo se lo dovrebbe porre anche Renzi. Mi dici una battuta, tu pensi, come diceva De Manzoni, che poi
eventualmente riuscissimo a ottenere il posto per la Mogherini come alto rappresentante della politica estera è poco più che insomma una carica rappresentativa. No, io non dico, noi dobbiamo prendere quello che possiamo e quello a livello diciamo sì. più alto. È chiaro che se io riesco ad avere però il Consiglio europeo, mi tengo il Consiglio europeo, non prendo quello della Mogherini.